La nostra esperienza qui a Radio Popolare Roma è iniziata l'anno scorso per un, tra virgolette, un caso, perché abbiamo dovuto sostituire degli amici che già facevano una trasmissione sulla cultura e sul mondo arabo. E all'inizio di quest'anno abbiamo proposto, ci siamo proposti a Radio Popolare Roma per avere uno spazio invece nostro, originale, uno spazio di noi, nuovi italiani, seconde generazioni, per appunto raccontare il mondo che più conosciamo, appunto quello di dell'Italia 2, un'Italia delle seconde generazioni che appunto poco si conosce oppure piano piano si sta conoscendo sempre più. Beh, il feedback è tante piccole associazioni intanto che chiedono e comunque tra virgolette sperano di avere spazio per raccontarsi dentro la nostra trasmissione, quindi questo di fatto è già un piccolo risultato, cioè il fatto di comunque a livello delle radio romane è uno spazio che piano piano non si sta rendendo sempre più riconoscibile, e questo è quando si incontrano poi nelle diverse iniziative le persone che si occupano di immigrazione e che appunto mostrano un interesse a farsi conoscere attraverso il nostro strumento. Il secondo aspetto è quello di il secondo feedback è quello di poter in qualche modo anche attraverso Facebook annunciare, mettere online i nostri, diciamo, i podcast, le trasmissioni, vedere comunque che vengono ascoltate attraverso il sito di Radio Popolare o attraverso Facebook, e comunque insomma c'è sempre un senso di attesa. Italia 2, insomma, sì, si sta proponendo come, diciamo, tra virgolette, punto di riferimento per quanto riguarda il mondo radiofonico sulle seconde generazioni. Sta crescendo molto rapidamente, nel senso che sono molte le associazioni e gli enti che chiedono di noi e cercano di ci propongono le loro offerte, le loro iniziative, e noi le seguiamo e le accompagniamo. Ciò succede anche con la campagna delle due proposte legge popolare, l'Italia sono anch'io, è una campagna che seguiamo, che appoggiamo in pieno, e questo lo facciamo anche con tutte le altre iniziative, come ad esempio anche 18 anni in comune. Insomma, cerchiamo di dare un focus, un punto di riferimento in più per tutto il mondo delle seconde generazioni, e appunto, come diceva anche prima Helen, cercare di tirare fuori tutti quei talenti e quegli aspetti che non vengono fuori comunemente di seconda generazione, e dimostrare che l'immigrazione oggi in Italia è diversa da quella della prima generazione, e quindi ci sentiamo anche un po' come un ponte, no? Una seconda generazione che, a differenza della prima, riesce a organizzarsi un po' meglio, anche per il vantaggio della lingua, anche per la possibilità che abbiamo avuto di studiare, e quindi il lavoro di oggi è sicuramente un lavoro in prospettiva, quindi per scoprire l'Italia di oggi, per imparare l'Italia di domani. Beh, insomma, è andata bene.